Bella raga, qua è Design Warrior. D'oggi, molto velocemente, siamo qui con la seconda parte Road to Edit, o comunque Lowe's in costruzione, lavorando con il clip di Call of Duty. E la prima parte vi avevo lasciato che avevamo fatto ben poco e comunque vi avevo lasciato che il progetto stava un po' in disordine. Come vedete, adesso ho messo un attimo tutto in ordine. E qui ho messo Junk Present, le clip me le sono rirenderizzate in AVI, ho messo la scritta Project Aura con un po' di ombra, se no non si leggeva. E comunque queste due clip che sono state renderizzate appunto in AVI, adesso in poche parole le dobbiamo andare a lavorare dentro Adobe After Effects. Perciò lo apriamo subito, io metto in pausa per cercare di fare meno, di sprecare meno tempo possibile, perché è molto probabile che arriveremo anche al terzo episodio. Quindi fast. Ok, eccolo qui molto velocemente. Andiamo subito ad inserire le nostre clip. E come vedete io le ho renderizzate uno AVI e due AVI. Inseriamole tutte e due velocemente. Allora, una dura 4 secondi e 50, un'altra 5,04. Quindi creiamo composizione. Nuova composizione, un progetto da 5 secondi, 0,04. Ed iniziamo con la clip, quella più pesante, dai. Adesso vi faccio vedere quello che farò con una clip. E ovviamente metterò in pausa e lo farò anche alla seconda clip. Comunque andremo ad applicare il wiggle, che è un effetto che utilizzo quasi sempre io. Perciò andiamo su nuovo, oggetto nullo, livello nuovo, fotocamera. Qui ok, senza premere niente. Selezionate fotocamera, P di posizione, appunto posizione. Tenete premuto Alt sull'orologino e qui dove c'è da scrivere al posto di Transform Position andate a mettere Wiggle 2,9 o 2,10 come volete voi. Prendete il segnetto della gerarchia di null 1 dell'oggetto nullo e lo andate a trascinare sulla scritta fotocamera. Prendete il segno della gerarchia della vostra clip e lo trascinate su null 1. A questo punto potete vedere che in poche parole ha creato una specie di dondolio alla vostra clip. E potrebbe capitare che qui si fanno dei bordi neri, perciò prendete la vostra clip e l'andate ad zoomare leggermente. Qui se volete aumentate anche, non so, 3 e 12, ok? Così si vedete più che comunque c'è del movimento, ecco. A questo punto io vado a renderizzare, perciò composizione, aggiungi a coda di rendering, impostazioni migliori. Qui mettete tutto su correnti, la rendering deve essere a 60 frame per secondo. Qui lasciate così, premete ok e basta. E gli andate a dare il nome, ovviamente, perciò cinematica 1 wiggle e premete il tasto di rendering, ovviamente. A questo punto io faccio lo stesso lavoro sulla seconda clip e le renderizzo tutte e due e ci ribecchiamo. Vai. Ok, ho renderizzato le clip con il wiggle, a questo punto non dovete fare altro che importarle. Dentro Sony Vegas, qui li rimettete al loro posto. Poi, tasto destro, Properties, sempre, Disable Sample, Maintenance Aspect Ratio. Ed qui andate a fare una specie di pan crop, così, per far sembrare la clip più movimentata. Posizioniamo qui. Levate sempre i bordi neri che potrebbe causare. Qui dobbiamo togliere quest'altra clip e mettere quell'altra, perciò cinematica 2, eccola qui. Ok, al suo posto. E qui c'è qualcosa di più che andrebbe tolto, ma non serve a niente. Quindi Properties, Disable Sample, Maintenance Aspect Ratio. Anche qui andate a fare il pan crop. Questa volta al contrario. Troppo potente così. Ok, qui togliamo i bordini neri che causa e lasciamo tutto così. A questo punto fate anche insert video track se volete fare il montaggio con le bande nere, le dovete scaricare dal pack sempre di Enigma. Ghost, dove cazzo sono? Black Border. Mettete tutto qui, come vedete ci sono le bande nere che a mio parere sono un po' troppo grosse, così non mi piacciono più di tanto e le vado a diminuire. Ok, così le disabilitiamo per fare rendering un po' più velocino. Qui 2997 sta a posto ed a questo punto abbiamo fatto con il wiggle, perciò tutte le nostre cinematiche diciamo che si muoveranno, vedete, così a dondolare.
Questa se ne va, viene la scritta Junks Present. Ho tolto Starring perché alla fine non mi piaceva lì, ho lasciato soltanto nome e il nome del, appunto, del montaggio. Project Aura 3 va bene così, magari lo allunghiamo anche un pochino. Andiamo a mettere l'ultimo frame a posto, che sarebbe quello del punk rock, che come vedete la scritta da piccola diventa sempre, diciamo che si avvicina sempre di più. E a questo punto qua il fade già c'è. E a questo punto dobbiamo andare ad inserire la nostra clip proprio del gioco. Perciò, terminal. Ok, quanto siamo ragazzi? Ancora 6 minuti, quindi diciamo che per questa prima parte direi che tagliamo la clip, la mettiamo un po' a posto, qualche pezzo, scegliamo una color correction e molto probabilmente, ma sicuramente ci sarà anche una terza parte. Allora, a questo punto, come vedete, qui abbiamo la nostra clip. Ricordatevi sempre, mantieni aspetto ratio e disable sample. Per controllare quando è che effettivamente c'è lo sparo, dovete vedere qui il contatore delle vostre ammo. Perciò, quando il colpo si scala, vedete qui sotto, prima che appunto si scala, premete S. Io ho premuto anche play, non dovevo. Comunque, tagliate la vostra clip e lo fate così a tutti gli spari. Io velocizzo ovviamente e taglio il video. Ricordatevi, a tutti gli spari. Ok ragazzi, come vedete qui ho tagliato per bene tutte le clip. Ed qui, come possiamo notare, in poche parole c'è un fail. Perciò questa non sarà un'uccisione. Come bene vi ricordate, qui sotto ci sono ben 10 spari, mentre le uccisioni sono 12, contando che c'è anche un fail. Perciò qua, in poche parole, adesso dobbiamo andare, diciamo, a eliminare alcune parti. Allora, abbiamo 10 spari e 12. Abbiamo 10 spari messi da noi, mentre gli spari della clip sono 12, perciò ci sono 12 persone. In più c'è un fail, perciò sono 13 spari. Noi dobbiamo andare ad eliminare dei pezzi che ci consentono, diciamo, di mettere in sync tutto quanto, ecco. Come vedete, il fail sta qui più o meno. Dopo, ecco, questo pezzetto qui, questo pezzo qui è l'uccisione. E quindi qui c'è lo sparo, che però in poche parole non uccide il nostro nemico. Quindi diciamo che dovete decidere voi un po' come regolarvi quando ci sono degli spari a vuoto, se cancellarli o no. Comunque quello che io faccio sempre è questo lavoro qui. Prendo tutte le parti, le allontano dagli spari completamente. Ed qui, se c'è il primo sparo, io ci vado a mettere subito la parte iniziale della nostra clip. Perciò vi posizionate qui, vedete che c'è la mirata appunto, e qui c'è la prima uccisione della nostra clip, che sarebbe qui il continuo. Ok, a questo punto abbiamo selezionato, diciamo, la nostra prima parte ed dobbiamo andare ad inserire tutte le nostre parti. E come vedete, oddio, mi sono perso, scusate. Qui in questo caso non è successo, perché come potete vedere questa parte è perfettamente, anche qui non, scusate, stavo guardando il marker ma non c'è lo sparo sotto. Come vedete, questo pezzo è molto corto in confronto alla cosa che dovrebbe arrivare qui. Perciò a questo pezzo qui, quando c'è l'uccisione, dovete scegliere qui se mettere un rallentatore normale o fare gli sboroni, mettere After Effects e fare il twixtor alla vostra clip. Se volete fare il twixtor, diciamo, più o meno a tutti gli spari, vi conviene andare su After Effects e importare completamente tutta la clip. Vi mettete anche l'audio e vi regolate così. Io, a differenza, visto che non faccio il twixtor su tutta la clip, in alcune parti appunto dove lo faccio mi renderizzo come finta, voglio fare il twixtor qui. Perciò prendo magari questi 4 fotogrammi, li renderizzo e me li importo dentro After Effects per farci il twixtor. Mentre se non voglio appunto farci il twixtor, prendo la parte quando finisce il mirino, dove vedete diciamo la parte nera, perciò qui tagliate, tenete premuto control ed allungate. In pratica avete fatto appunto il rallentatore, quello che Sony Vegas vi offre. Come vedete, la clip è estesa fino al prossimo sparo, ecco.
È un buon modo poi se la vostra clip è renderizzata per bene a 60 frame, anche più alte, perché Avidemo è un programma che vi permette di alzare la vostra clip anche a 300 frame. Ecco, se fate un processo del genere, diciamo che questo rallentatore verrà preciso, verrà quasi perfetto a 150 frame, e perciò non avete neanche il bisogno del Twixtar. Io adesso vi faccio vedere in poche parole quello che è successo. Vedete? In poche parole manca soltanto la parte secondaria, ecco. Perciò voi mettete tutte le parti che volete, ed io adesso in questo tutorial cercherò di, diciamo, evitare il più possibile il Twixtar, anche perché come vedete il tempo è poco e passa molto velocemente. Perciò metto in pausa e vi faccio vedere io un po' come mi oriento e come metto tutto a posto le clip. Ok ragazzi, ed eccoci tornati qui con il tutorial, e come vedete non ho nemmeno completato tutto quanto, perché adesso vi devo spiegare un attimo di cose ed comunque riandremo un attimo a lavorare su Adobe After Effects insieme. Allora, prima di tutto vi vorrei un attimo far vedere, se ci riesco, più o meno quel che ho fatto, quelli 4-5 spari che ho messo in sync, 1, 2, 3, 4, 5 spari ho messo in sync, tutto il resto è ancora da finire. Comunque vi faccio vedere quello che diciamo ho fatto, ed poi continuiamo con il tutorial. Ok, direi che si è capito assai poco. Comunque, in poche parole, dove c'erano le tante zone di attesa o comunque il fail, che in poche parole è questo pezzo qui, come vedete ho tagliato, anzi lo andiamo a cancellare insieme, sono state coperte da dei fade con sopra delle cinematiche. Non ho fatto altro che prendere delle cinematiche, quelle là di prima, ho fatto i reverse, come vedete vanno al contrario da destra verso sinistra, e come vedete le ho messe, diciamo, da transizione tra una clip e l'altra, perciò sono riuscito così a levare il fail. E invece con quest'altra cinematica sono riuscito a togliere tutto questo tempo di attesa, dove in poche parole non c'era praticamente neanche uno sparo, e perciò si va a eliminare anche questa. Quindi ragazzi, è un po' da lavorare con la vostra creatività. Al posto delle cinematiche potrete utilizzare le transizioni di Sony Vegas, potete mettere qualche effetto che trovate negli editi in pacco, oppure qualche cosa con After Effects, insomma sta a voi decidere. Io ho messo tranquillamente delle cinematiche, ed adesso non dobbiamo andare a fare altro che magari applicare una color correction, e come vedete io comunque ho fatto metà lavoro e tutto il resto lo andrò a fare per cazzi miei, e voi vedrete ovviamente il risultato finale. E comunque era questa la cosa, vedete che ci sono gli spari, le parti più rallentate per coprire tutta la zona senza gli spari, qui come vedete rimira, c'è l'altra volta uno sparo, qui un'altra volta il rallentatore, qui qualche fade, qualche cinematico, comunque qualcosa che faccia da transizione. E diciamo che è così molto facilmente che si costruisce un edit. Poi se volete fare over edit, quella è un'altra cosa, non sto qui a spiegarvelo perché non lo sopporto. Una cosa molto semplice, vi avevo detto poi che c'era da andare a scegliere la color correction, come vedete sciarpine, brightness and contrast, poi abilitate le bande nere, ed io le color correction già me le sono viste. Magic Bullet ne avevo applicata una che dovrebbe essere, non so, faccio prima applicare il default animate ed poi vado a scegliere appunto da qui la color correction. Eccola qui, era questa qui. Ghost Warrior me la sono creata da solo un po' di tempo fa, ecco qui che vedete che alla fine quel che, diciamo, ci creiamo per noi alla fine ci va a servire. Quindi questa è la color correction, molto semplice. Adesso vi ripeto, andiamo a finire su Adobe After Effects, vi faccio vedere una piccola parte di Twixtor in modo da spiegarvi un po', vi faccio così orientare come dovete andare a fare il Twixtor con Adobe After Effects, e poi io completo tutto per me e vi faccio vedere ovviamente il risultato finale su GuzzFilm. La parte in cui dobbiamo andare a fare il Twixtor è qui, perché come vedete c'è il The Boom SFX, che in poche parole è lo sparo più potente, perciò qui c'è lo sparo, in poche parole qui devo finire di allungare, quindi questo qui è lo sparo che andrà a finire qui. Lo posizioniamo e andiamo a fare perciò il Twixtor a una zona che
più ci piace. Io direi questa qui. Una volta che si è fermato questa tabellina, un po' così facciamo anche il Twixtor un po' più preciso. Facciamo S, ci prendiamo un po' di fotogrammi da Twixtorare. Basta così. Premiamo un'altra volta S, renderizziamo questa piccola parte in AVI e la andiamo ad inserire in Adobe After Effects. Metto in pausa ovviamente. Ok, a questo punto, come potete vedere da Sony Vegas, in poche parole, dove andremo a mettere il Twixtor, perciò da qui, dallo sparo, in poche parole abbiamo a disposizione questo tempo qui, perciò quello che corre dal marker 9 fino all'11 e neanche tutto l'11, perciò magari qualcosa fino a qui. Selezioniamo tutto questo pezzo, quindi perciò così più o meno a metà, e qui sotto possiamo vedere quanto abbiamo a disposizione, 1 secondo e 54, perciò andiamo in Adobe After Effects ed andiamo a fare composizione, nuova composizione, e gli date 2 secondi, così non vi potete sbagliare. A questo punto inserite la clip, io vado il più veloce possibile perché stiamo sopra un quarto d'ora. Tempo, attiva modifica tempo, qui premete questo cazzetto qui, qui due volte sulla fusione dei fotogrammi, la estendete appunto a questi 2 secondi, bla 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 bla, livello, no scusate, non livello, effetto, revision plugin, Twixtor Pro, sembra frocio, FG1 setting, io lo metto a 100 perché qui non scrive, 100, alfa, qui main BG layer setting utilizzo 45, la speed tutta 1 senza fare keyframe e cazzi vari. Andiamo a renderizzare, vediamo se la velocità 1 è quella che più o meno ci può piacere. Comunque dobbiamo fare in modo che questa mano si muova, ecco. Io direi di mettere in pausa il video e mi cerco più o meno la velocità più adatta a questo lavoro, ecco. Ok, come potete vedere velocità 2,5, è venuto che si muove per tutti e 2 secondi. A questo punto, visto che il montaggio è hardcore, fate, boh, non lo so, effetto, video copilot, optical flares, vi andate a prendere una luce, io ovviamente ho il mio preset, voi basta che la create e tutto quanto, ecco. Perciò io adesso vado a inficcare un preset, gli facciamo una piccola illuminazione, dei piccoli keyframe sull'animazione, sull'illuminazione, e ho fatto io, voi ovviamente dovete creare una luce. Custom preset, vediamo se è qui, una di queste due, se magari ci faceva vedere l'anteprima, non va bene, sì, va bene lo stesso. Ok, ottima questa, tanto poi andiamo a fare la color correction, io di solito la metto sempre in alto, al centro, molto facilmente, mi porto all'inizio, effetto, optical flares, e qui vado a fare dei keyframe con il brightness, perciò la luminosità, faccio partire, fate finta, da 0, e qui ovviamente gli date voi i parametri che preferite, l'illuminazione, e dipende ovviamente anche da come fate la vostra optical flares. Facciamo 60 e 200, vediamo un po' quanto è 200. Io poi sto lavorando un po' a qualità troppo altina, 200 va bene, e qui non so, riabbassiamo a 70, ecco. Perciò a questo punto renderizzate la vostra clip, se volete fate sempre il wiggle, io ovviamente lo faccio ma metto in pausa il video, renderizzate il tutto e reinserite in Sony Vegas, cerchiamo di stare sui 20 minuti, eh. Ok, a questo punto, una volta che avete inserito la vostra clip twixtorata e tutto quanto, ricordate sempre mantenere aspect ratio, disable resample, la inserite qui. Ed a questo punto abbiamo il nostro sparo con il Twixtor, appunto. Perciò se faccio così, ok, credo si sia capito. E poi a questo punto, non so, qui diminuite, diminuite anche, come si chiama, cioè fatelo più veloce, comunque muovete tutto con control, fate qualcosa di originale. Qui c'è anche da fare questo, perché ovviamente ci deve essere il punto in cui diciamo che
finisce questa parte di Twixtor ed diciamo riprende il normale, ecco. Qui selezionate bene ed a questo punto continuate con i vostri spari, perciò una cosa molto semplice così. Vedete, c'è il fade, ritorna alla clip normale e qui c'è lo sparo. Andiamo a rivedere. Ok, direi molto semplice. Per il rendering, ragazzi, credo che non vi devo neanche stare a spiegarvelo. Ovviamente il rendering finale deve essere sempre in Windows Media Video, fatelo a 60 frame per secondo. Ricordatevi di abilitare le bande nere, mettete Magic Bullet, Sharpen, comunque tutti gli effetti che applicate. E se volete, qui dove ci sono i The Boom SFX, andate su Video FX. Ovviamente però lo dovete scaricare e andate a mettere il New Blue Film FX. Come vedete io uso il film camera, ne prendo uno a cazzo, vado su animazione e qui dove c'è il primo sparo vado a creare ovviamente un fotogramma però con le luci a zero in pratica. Sì, come vedete il fotogramma si è creato, perciò andate uno indietro con tutto azzerato, assicuratevi di levare il fotogramma quello iniziale perché c'ha tutti i parametri hardcore diciamo, ed in poche parole adesso andate avanti qui dopo lo sparo ed mettete un altro fotogramma con tutto a zero. In poche parole questo qui provocherà una specie di terremoto alla vostra clip. In poche parole, quando c'è lo sparo, che qui come vedete è difficile accorgersene perché proprio mentre lui spara passa l'aria e fa il bordello, quindi vedete che è già tutto terremotato, ecco. Se io prendo per esempio questi tre fotogrammi, ho fatto una stronzata, mi sa, ecco. Taglia. Niente, lui non mi ascolta. Andiamo qui per esempio. Un fotogramma avanti, indietro, scusate, fate paste, ma lui continua a non rispondermi. Allora facciamo copia direttamente, non mi interessa di tagliarlo dall'altra parte. Ok, un fotogramma indietro, paste. Lui non fa il paste. Ok, ce lo facciamo da soli. Creiamo un fotogramma, ma credo che non so se sta facendo. Sì, lo ha creato, eccolo. In poche parole qui. Come vedete c'è il terremoto che si vede poco e niente, perché comunque diciamo che ho messo io piano i parametri, se vedete che alzo, si vede proprio che la clip c'ha qualcosa che non è fuori dal normale, diciamo da una clip. Vedete il terremoto che provoca anche questi bordi neri che poi nel rendering finale comunque non li vedrete. Madonna mia, 25 minuti da renderizzare con il dual core, ragazzi. Io adesso finisco il risultato, ve lo carico su GuzzFilm. Spero che questo video vi sia piaciuto. E nel tal caso, lasciateci un bel mi piace. Iscrivetevi, che manca poco anche ai 1200. E ci si becca al prossimo video. E non so davvero cosa caricarvi perché devo registrare qualcosa. Forse arriva una doppia mob, ma non sono sicuro perché l'ho fatta. Ma boh, non mi ispira neanche a registrarla. Ci si becca. Bye bye.